deciso di cambiarmi al quartiere e come me tanti altri ragazzi. In realtà la decisione di candidarmi, di candidarci, ci tengo a ribadirlo, non è stata fatta in funzione dell'elezione al Consiglio Comunale di Luca e di Irene, ma è stata fatta perché crediamo fortemente che il Consiglio di quartiere sia tanto importante quanto lo è il Consiglio Comunale. È l'organo diretto, maggiormente a contatto con la gente, e che se svolto bene, se svolto con passione, interesse e tenacia, può rappresentare quell'elemento in più per fare in modo che il Consiglio Comunale possa effettivamente adempiere a tutti i reali compiti che gli sono attribuiti. Io, così come Dario diceva poc'anzi, ho deciso di candidarmi insieme ad Alessandra in un quartiere che è appunto quello di Ciba di San Giovanni Galermo. È un quartiere abbastanza ampio, diverso per certi versi. Qualcuno di voi ricorderà che San Giovanni Galermo tempo addietro era comune a sé stante, quindi potete immaginare un po' quanta storia c'è dietro quello che oggi rappresenta un'unica circoscrizione. Perché ho deciso di candidarmi? Ho deciso di candidarmi perché voglio impegnarmi nel risanare insieme agli altri ragazzi, insieme a Luca, Irene e a tutta l'attuale classe dirigente attualmente oggi presente, nel cambiare le cose, nel tentare di dare una svolta ad un sistema che effettivamente non funziona benissimo. E per farlo occorre crederci, ripartendo dai quartieri, ripartendo dall'organo che è maggiormente a contatto con la gente. Ci tengo ad darvi un po' ad elencarvi un po' quelle che sono le idee che noi abbiamo pensato di realizzare. Prima tra tutte, la realizzazione di una piattaforma informatica in grado di essere costantemente a portata di tutti, tanto dai giovani quanto dalle persone più grandi, in modo tale che ciascuno può giornalmente contribuire a manifestare un disagio o ad avanzare una qualche proposta nei confronti di persone che oggi stanno decidendo di impegnarsi, che insieme alla realizzazione di sedi fisiche, di veri e propri sportelli del cittadino, che abbiamo già individuato, una a Cibli e una a San Giovanni Galermo, possano completare un'attività sul territorio che spesso e volentieri in passato è mancata. Può sembrare una cosa banale, una cosa semplice da realizzare, in realtà manca, e se manca evidentemente nessuno ha avuto interesse in passato nel realmente ascoltare la gente. Un'altra idea che avevamo in mente di realizzare qual è? È un quartiere ricco di storia, e per storia si intende tutto quello che col tempo si è fatto, si è realizzato, e nei confronti di questa storia è necessario che si porti rispetto, che si abbia cura e che si abbia costantemente interesse. A Cibali, per esempio, sicuramente molti dei presenti lo sapranno, c'è un lavatoio, un pezzo di storia esistente dal 1700, oggi rimesso al degrado, oggi di fatto inutilizzabile, inaccessibile nei confronti non dei turisti, ma prima tra tutti nei confronti da parte della gente del territorio. Probabilmente qualcuno, se non lo dovesse conoscere, la cosa non mi stupirebbe, dato che materialmente non è accessibile. Cosa fare per ripristinarlo? Occorre prima dei soldi l'interesse, ed evidentemente fino ad oggi è mancato, perché non è sempre solo un problema di soldi. Piazza Lincoln ci ha dato dimostrazione del fatto che con interventi da parte dei privati spesso e volentieri si può tentare di fare qualcosa, il che non significa svendere ai privati, non significa fare in modo che un bene non sia più demaniale, ma significa interessarsi per il proprio territorio. E perché no? Se magari domani si immaginasse il ripristino di un pezzo di storia quale il lavatoio, perché non farlo con il finanziamento di qualche privato? A noi piacerebbe che la gente del territorio si sentisse sicura, e per sentirsi sicura intendo che nei giorni in cui preva la pensione probabilmente sarebbe più proficuo che dinanzi agli uffici postali ci fosse qualcuno che quantomeno comunque si impegnasse
nel fare in modo che determinati scippi e rapine, che come qualcuno dei presenti purtroppo è stato vittima, si è trovato di fronte. A noi ci piacerebbe che via Don Minzoni, probabilmente una delle strade che tutti voi conoscete, non venisse ricordata come la strada della morte, dove ogni anno tanti e tanti giovani perdono la propria vita, e che probabilmente se si facesse un'attenta opera sulla viabilità, attraverso comunque l'inserimento di segnali stradali, piuttosto che comunque di una qualche probabilmente rotonda in quella circoscrizione, certe cose si potrebbero facilmente evitare. A noi piacerebbe che un problema venisse evitato non solo dopo l'aver causato un danno, ma molto prima. E per farlo non occorrono i soldi. C'è una situazione debitoria al comune imbarazzante. È vero, si può fare poco, ma se solo con la presenza nelle commissioni, nei consigli, si operasse attraverso istanze a costo zero per mettere un segnale stradale, ci vuole veramente poco, ci vuole solo interesse. E quando oggi, non solo io, ma tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi tanto al quartiere quanto al comune, si sono ritrovati a leggere carte di consigli precedenti dove molti consiglieri sono stati assenti da anni, credetemi, tutto questo è imbarazzante. E noi oggi vogliamo metterci la faccia, così come in tanti prima hanno detto, ma vogliamo metterci la faccia perché, senza fare alcun tipo di promessa di natura appunto concessoria, l'unica cosa a cui teniamo fortemente è quella di impegnarci in termini di presenza, serietà, onestà e trasparenza. Luca prima accennava anche alla necessità, all'utilità di offrire una trasparenza nei confronti di tutto quello che i prossimi consiglieri comunali di quartiere è necessario che facciano. La gente deve sapere quello che si fa e quello che non si fa. Se oggi si decide di dare un voto ad una persona, l'elettore deve sentirsi legittimato a pretendere dal futuro consigliere. In passato questo, permettetemi di dire, spesso è mancato. Quindi un po' dovremmo cercare di stimolare il senso civico e anche un'attenzione maggiore nei confronti della gente. Io non voglio ancora tediarvi, avrei anche concluso il mio intervento, il che non significa che ho concluso con tutte le cose che sia io, ma in generale tutti i ragazzi hanno in mente di fare, sono tante e tantissime, però su una cosa voglio rassicurarvi: se voi oggi deciderete di darci fiducia, sappiate che state dando fiducia a un gruppo di ragazzi che realmente hanno messo da parte e metteranno da parte tante cose che probabilmente potrebbero essere più utili in termini di utilità di natura economica piuttosto che familiare o di lavoro, ma che invece hanno deciso di impegnarsi in una passione che è solo una passione e che oggi ci piacerebbe viverla come un impegno quotidiano, costante, ma serio. Non voglio dirvi nient'altro, ma su un'ultima cosa. Noi oggi, io vi pregherei non solo di ritirare tutti i facsimili che praticamente abbiamo provveduto a distribuire nei vari corner che poi Dario illustrerà dopo, ma vi chiedo una cosa in più, vi chiedo di prendervi i nostri numeri di telefono. Non vogliamo i vostri, probabilmente ce l'abbiamo già, o di qualcuno di voi, insomma. Non vogliamo i vostri, perché? Perché se voi domani deciderete di sostenerci, voi dovrete contattarci, siete legittimati, siete legittimati ad invocarci giornalmente su quello che facciamo e su quello che eventualmente, anche sulle opzioni che decideremo di prendere nei vari consigli.